un disastro ambientale, ma voi guardate queste immagini. Di alghe, nemmeno spiagge di sabbia scura, la costa è nera ma di petrolio. La risacca riporta sulla battigia l'olio combustibile disperso in mare dalla centrale ON di Porto Torres. Le nostre telecamere a bordo dell'elicottero della Guardia Costiera, pilotato dal capitano di fregata Salvatore Cilona e dal sottotenente di vascello Andrea Rovinalti, sorvolano le coste da Fiume Santo alla Gallura per verificare lo stato dei luoghi a quasi 20 giorni dallo sversamento a mare partito dal pontile della centrale elettrica. C'è il catrame a piazze sulla sabbia e insenature invase dalla marea nera. Fra platamone e sorso l'olio galleggia denso, avvolge sabbia, fauna e vegetazione acquatica, trasformati in ammassi neri deformi. Per il ministro dell'ambiente Prestigiacomo il problema inquinamento è risolto, l'allarme rientra, ha detto ieri parlando in commissione ambiente, si è trattato di un piccolo sversamento senza conseguenze per il mare ed il paesaggio, sono parole testuali del ministro. Secondo l'ISPRA non risulta più presente materiale inquinante, né tracce di inquinamento, è stato riferito davanti alla Commissione. L'11 gennaio, poco dopo le 10 del mattino, le immagini dal satellite mostrano già 1 km² di petrolio nel Golfo dell'Asinara, ha precisato il ministro Prestigiacomo, concludendo quindi che l'allarme è stato lanciato con 6 ore e mezza di ritardo. E viene rivista anche la quantità di olio combustibile sversato, 50.000 litri sembra, che sono bastati affinché la marea nera arrivasse fino a Santa Teresa di Gallura. La costa bianca e rosa di granito ne porterà i segni chissà per quanto.